Quello che state vedendo lo state vedendo post stadio. Sono già stato allo stadio e volevo un attimo iniziare il video con il dopo. Un anno dopo ero stato allo stadio un anno fa al Franchi per vedere Fiorentina Benevento in onore di Davide Astori. Sono voluto tornare perché c'era la coreografia per Astori, perché c'era l'ambiente, insomma, perché dopo un anno si ricordava Davide Astori e sinceramente ci sono voluto stare. Volevo esserci. Più che altro, ragazzi. Quando successe, io ero a Budapest, ero in vacanza con la mia ragazza e non so perché in realtà, perché poi la vita è strana, mi fece uno stranissimo effetto. Vuoi che avevo incontrato Astori poco prima, ci avevo fatto la foto, ci avevo chiacchierato, mi sembrava una persona umana, fa strano da dire perché poi siamo tutti umani, però quando noi vediamo i calciatori li vediamo un po' come fossero tipo delle, come posso dire, dei giganti del mondo, degli idoli irraggiungibili. Mi era sembrato tanto umano. Quindi mi aveva colpito. Quando è successa sta cosa, io sono stato male, ma male, 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 c'è una cosa che non mi era mai successa in vita mia. Cioè, avevamo ancora 3 giorni da fare a Budapest, praticamente non siamo riusciti a fare nulla perché mi ero totalmente depresso, andavo in ansia, non riuscivo a fare nulla. E quando sono tornato, pensate, sono tornato la sera, tipo verso l'una di notte siamo arrivati, la mattina alle 7, mi pare, siamo partiti perché volevo andare allo stadio, ci tenevo particolarmente. È una cosa che mi ha segnato tanto e quindi ci tenevo tanto, nonostante poi qualcuno dirà, sì, ma avete preso 7 pere a Firenze, come fai? Non me ne frega un cazzo, sinceramente, il calcio è un gioco. Ci tenevo tanto a esserci e sono contento anche stavolta di esserci stato. Detto questo, vi lascio al video. Buona visione, un video un po' particolare, però ci tenevo a farlo. Ciao ragazzi. Missing someone.
Prima di chiudere il video, regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione, e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita, il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14.